Vuoi girare il tuo film in Italia e non sai da dove iniziare? Italian Film Commissions, l'associazione delle film commission italiane, ti offre supporto, professionalità e accoglienza per la realizzazione del tuo film. italianfilmcommission.it. Fred. Hello and welcome to Fred Film Radio. I'm Amani Mohammed. Fred Film Radio, sono Paolo De Marchi. 簡単に その先生の作品の紹介を Fred Film Radio, Sundana Knight. Clémence Ferry-Latour for Fred Film Radio en direct du Festival de Cannes. Fred, the festival experience in 23 languages. Buongiorno, eccoci qua lunedì 20 luglio insieme, finalmente tutti e tre insieme. Benvenute a Chiara Nicoletti e Angela Prudenzi. Ci siete? Ci siamo, o almeno ci sono. Infatti la Chiara non la sentiamo più. Abbiamo cantato vittoria troppo presto. Chiara? Ma Chiara ci ha abbandonato subito, così, appena arrivata. Forse si è arrabbiata perché ho detto prima Angela Prudenzi che Chiara Nicoletti. No, sì, ho detto non hai forse rispettato. Non ho rispettato l'ordine alfabetico. Esattamente. Chiara, ci sei? L'abbiamo persa di eccomi, nuovo. Eccomi. Oh, vado e vengo. Non ci credo. La nostra Nicoletti in diretta questa mattina dalla Calabria. Sei là? Sì, sarà quello. Sono troppo a sud. Si sa. Però adesso non te ne andare, Mi raccomando, non ci lasciare. Buongiorno, allora noi ricominciamo il nostro appuntamento della settimana, che è l'ultima settimana prima di un break che ci prendiamo per le vacanze. Come dicevamo con Chiara la scorsa settimana, avevamo sbagliato un po' i calcoli, però eravamo un po' confusi, lo siamo ancora in realtà, siamo sempre un po' confusi, sempre. E comunque finiamo questo venerdì e poi ci prendiamo 3 o 4 settimane di vacanze e poi ritorniamo un po' prima della mostra del cinema di Venezia, dove speriamo di essere super operativi. Spero che stiate bene, che abbiate passato un bel weekend, sia voi all'ascolto e sia la nostra Angela Prudenzi e la nostra Chiara Nicoletti. È andata bene? Io mi sono essenzialmente riposata. Intanto la Prudenzi è ritornata a casa finalmente dopo essere così stata in esilio al Lido di Venezia per un po' di settimane. Esilio dorato però, sottolineiamolo. Brava, fai bene a dirlo. Io invece torno stasera, perché domani c'è la conferenza stampa della SIC, quindi iniziamo a sapere un po' di cose veneziane, seppur parallele e indipendenti. La SIC, che sarebbe la settimana internazionale della critica della mostra di cinema di Venezia, che presenta il suo line-up per prima rispetto all'altra parte della mostra. Poi credo che qualche giorno dopo ci sia quella delle giornate degli autori, vero? Sì, il giorno dopo. Sì, esattamente. 23. Mentre il 28 c'è la conferenza stampa della Biennale, appunto, sulla mostra del cinema. E ovviamente la Prudenzi non ci può anticipare niente, purtroppo, quindi non glielo chiediamo neanche. Però... Grazie, sei comprensivo. Sono comprensivo, casualmente. Direi che noi possiamo cominciare il nostro appuntamento di oggi con una canzone, poi ritorniamo per vedere se ci sono dei compleanni da ricordare anche questo lunedì 20 luglio. The Soup of the Day di lunedì 20 luglio insieme a Chiara Nicoletti. Buongiorno, Ari, buongiorno. Ci sono ancora. E Angela Prudenzi. Che sempre con ecco, voi. Bravi. Allora, quando eravamo, come dire, connessi in maniera internazionale, andava meglio di adesso che siamo tutti in Italia. Comunque, speriamo che si riesca a portare avanti il nostro episodio. Le battute si sprecherebbero su questo. Un'efficienza del nostro paese, ma va bene. Allora, non ci sono tantissimi compleanni da ricordare oggi, ce ne sono due di fatto. Uno è quello di Sandra Oh, che è un'attrice americana di cui si parla molto di recente perché è una delle due protagoniste di questa serie che abbiamo ricordato più volte perché è scritta da Phoebe Waller-Bridge, che tanto ama la nostra Nicoletti. Che si chiama appunto Killing Eve, e Eve è appunto Sandra Oh, mentre l'altra, quella più cattiva secondo me, il cui personaggio si chiama nella serie Villanelle, è un'altra attrice bravissima, giovane, inglese, di cui ora non ricordo il nome, ma tanto non è il suo compleanno, quindi possiamo anche non ricordarlo. No, ma Villanelle è tutto un programma. Villanelle è tutto un programma ed è veramente... Tu l'hai vista mai, Angela, Killing Eve? No. Lo devi vedere, è una serie Ne hanno parlato pazzesca. Molto. Sì, sì, sì. Forse Angela
conosce Sandra Oh per Grey's Anatomy? Può darsi. Beh, ovvio. Perché quello è la parte che l'ha fatta conoscere al mondo, vero? Sì. Io l'ho amata molto, anche la sua amicizia incredibile con Meredith Grey, Ellen Pompeo e esatto. Le fasi storiche che rimangono. Tu sei la mia persona. Perché no? Tu sei amica del di Ellen Pompeo, no? La mia amica Ellen. Mi ricordo sì, che vi eravate incontrate a Taormina, sì. Credo. Sì, abbiamo nonni in comune, cioè lei ha un nonno di Avellino e anche io avevo. Siete quindi... magari siete lontane parenti. Sì, esatto, come si dice sono andate a parenti. Un Fred Nate. Con un'espressione. Esatto, Fred Relatives. E invece il 20 luglio del 1938 era nata un'attrice che ha una storia, insomma ci sarebbe tantissimo da dire su Natalie Wood, che era questa attrice che ha iniziato la sua carriera a 4 anni, giovanissima, perché aveva fatto, oddio adesso non mi ricordo il film famosissimo che aveva fatto, un film che si chiamava Happy Land, ecco, no, io non volevo dire Happy e Land. E poi dopo ha lavorato da giovanissima accanto a Orson Welles, a Jim Turney, a Rex Harrison, il fantasma della signora Muir, insomma. Tantissimi film che però aveva, che poi aveva sposato 2 volte Richard Wagner magliene incolse infatti perché poi ha avuto, insomma c'è tutto un mistero che non è mai stato risolto di fatto sulla sua scomparsa, no? Sulla sua morte nel 1981 quando era in crociera con il suo Panfilo insieme a, appunto al marito risposato Richard Wagner e anche a Christopher Walken, con il quale si diceva che avesse in quel momento un rapporto d'amore, quindi non si è mai capito se al termine di una serata alcolica, fortemente alcolica, lei sia caduta in mare oppure sia stata spinta in mare. Nessuno ha mai capito, fatto sta che Christopher Walken ha sempre detto di aver perso i sensi per il troppo alcol e quindi di non poter essere d'aiuto per dipanare il mistero, insomma una fine tragica, poco più di 40 anni. Sì, infatti. E poi le indagini, guarda, sono state chiuse e riaperte più volte, anche recentemente. Sì, perché la sorella di Natalie Wood ha sempre detto che siccome lei non sapeva nuotare mai sarebbe andata su questo gommone da sola o si sarebbe buttata in mare anche se in preda ai fumi dell'alcol e a dei medicinali che prendeva, che sembra che abbiano potuto, come dire, incrementare l'effetto derivante dal troppo alcol. Le indagini sono state riaperte anche perché c'era un capitano su questo Panfilo che ha dichiarato che aveva mentito nel momento in cui era stato interrogato subito dopo la tragedia, quindi poi ha dichiarato che c'era stata una discussione molto animata fra lei e Richard Wagner, che Richard Wagner ha negato, insomma non si è mai scoperto cosa sia successo veramente. Sì, di sicuro un'autopsia richiesta dalla sorella anni dopo, cioè nel 2013, aveva rilevato dei lividi sui polsi di Natalie Wood e anche sul collo, e questo portò a pensare che insomma forse la lite avuta col marito, l'ex marito, sia stata particolarmente pesante. Poi se si sia fermata alla minaccia o meno non lo sapremo mai. Comunque fatto sta che le indagini adesso sono riaperte e è stato di nuovo chiamato a deporre Wagner, che però ha continuato a negare, quindi rimarrà un mistero, credo. Diciamo che gli accadimenti degli ultimi giorni più questa ripresa delle indagini fa capire che una cosa è certa: dive e barche da sole no. No, ti riferisci alla coprotagonista di Glee, no? Ma pure per noi esseri umani normali, no. Smettiamola, andiamo in compagnia di adulti insieme tutti. Vabbè, però lei non è che è stata una storia tragicissima. Sì, no, ora sto facendo un'ironia stupida, però dicevo che effettivamente è inquietante questi accadimenti sono inquietanti e io adoro il mare, però voglio dire. C'è anche, ritornando a Natalie Wood, c'è anche una biografia
che è stata scritta su di lei, dove si sembra che comunque abbia avuto una vita abbastanza infelice nonostante il grandissimo successo, perché ha fatto per esempio anche il Miracolo della 34esima strada, ha lavorato con James Stewart, ha lavorato con tantissimi nomi, insomma ha avuto delle storie con Warren Beatty, con Steve McQueen, ha avuto la candidatura all'Oscar per Splendore nell'erba, ha avuto tantissimi. Insomma, lei è la ragazza di Gioventù Bruciata, insomma, l'ha segnato veramente un'epoca, faceva parte della banda appunto dei ragazzi di Nicholas Ray che hanno cambiato il volto agli anni 50, insomma, no? E fatto capire che c'era un altro modello di gioventù molto meno adeguata ai modelli classici. Ed era bellissima comunque lei, bellissima, ha avuto appunto, dicevamo, tante candidature all'Oscar, non ne ha mai vinto uno, però ha vinto un Golden Globe per Da qui all'eternità, ha vinto tantissimi Laurel Award per tante interpretazioni teatrali, perché ha fatto anche moltissimo teatro. Era una grande diva che purtroppo è scomparsa in questo modo. E comunque vi segnalo che c'è stato anche un film sulla sua storia, non so se ve lo ricordavate. No, Peter Bogdanovich, che nel 2004 ha fatto in realtà una miniserie addirittura che si chiamava Il mistero di Natalie Wood. Cos'altro? Niente. Chiudiamo qui questo intervento, lo chiudiamo e ci ascoltiamo una canzone e continuiamo il nostro The Soup of the Day di questo lunedì mattina. Qualche giorno fa, mi sembra venerdì fosse, c'è stata un'anticipazione, la comunicazione di alcune news che riguardano la prossima festa di Roma. Per noi c'è andata la nostra Nicoletti. Sì, in realtà no, sono stata fortunata perché non hanno fatto una cosa, diciamo, fisica, ma live su Zoom con pochi eletti. Io ero tra i pochi eletti che hanno avuto modo di conversare non solo con il direttore artistico Antonio Monda, ma anche con la presidente della Fondazione Cinema per Roma, Laura De Nicoli, che abbiamo ospitato qualche settimana fa, e il direttore generale Francesca Via, che hanno un po' cominciato a dare qualche anticipazione sulla 15ª edizione. Cosa ci tu le dai a noi adesso? E io le do a voi. Allora, innanzitutto, come sapete, come ha ribadito Monda, diciamo che fiora all'occhiello ormai della direzione Monda sono gli incontri ravvicinati. Quest'anno non ne fa mistero neanche Monda, è tutto in stand-by, nel senso che gli inviti sono partiti, ma chissà se potranno essere aspettati. Però il primo incontro ravvicinato è con una star local, ma local come direbbero i politologi, perché è Francesco Totti, che quindi converserà sul palco con Monda e intanto presenterà anche il film documentario sulla sua vita, da lui narrato, che si chiama Mi chiamo Francesco Totti ed è diretto da Alex Infascelli. Quindi questo è il primo titolo annunciato e il primo e unico incontro anticipato da Monda venerdì. Ma quindi anche lui farà un incontro, parteciperà a un incontro ravvicinato parlando dei film della sua vita? Sì, mi pare che parlerà di calcio, di grandi campioni e il suo rapporto con le immagini e col cinema. Vedo l'ora di sentirlo. Abbastanza pop, però lui è divertente, quindi questo molto, è abbastanza un incontro di genere. No, a me piace poi, molto Totti. Poi a Roma immagino che farà il tutto esaurito ancora più di una superstar, certo, sì. Per cui moriremo noi e non gli altri, no? Quindi questo secondo me vanno sul sicuro. E poi era appunto un incontro avvicinato relativamente facile da confermare in questo periodo. Come ha detto Antonio Monda, sui film ancora riusciamo a avere spazio per selezionare, sui talent è un po' più difficile. Quindi diciamo questo è il primo film e incontro annunciato. Altro film annunciato, un altro film biografico, perché è Stardust di Gabriel Range su David Bowie, quindi sappiamo solo questo, però è abbastanza interessante, la grande star del pop non solo, quindi ecco questo. Beh, è il secondo titolo. Ci aspettiamo abiti scintillanti, assolutamente. Noi in primis ci piace di David Bowie.
Assolutamente. Ma ho letto che ci sono anche degli incontri ravvicinati con ospiti italiani non propriamente legati al cinema, ma comunque vicini al cinema. Sono stati annunciati due masterclass, che poi insomma masterclass e incontri siamo un po' lì, perché spesso si usa la parola masterclass anche per un semplice incontro. In questo caso però credo che saranno delle vere masterclass, conoscendo i protagonisti. Uno è il premio Strega Nicola Lagioia, che parlerà di Truman Capote, e l'altra è Michela Murgia, che si concentrerà su Stephen King. Beh, mi immagino due bellissimi pomeriggi. Sono d'accordo, certo. Sì. Poi la Murgia, al di là di Lagioia, che sicuramente sarà anche bravissimo, dice sempre cose interessanti, però la Murgia in questo momento secondo me è in auge. È in pole position. Ma di cosa parla la Murgia, scusa Angela? Di Stephen King. Quindi sarà sicuramente interessante. Anche perché lui veramente è l'autore che più ha ispirato il cinema americano degli ultimi 30 anni. Direttamente e indirettamente, cioè le sue atmosfere sono imprescindibili. Tutto il cinema, anche coming of age, vero Chiara? E quello decisamente più, che quello più come dire, un pochino più di paura anche, sono tutti debitori di Stephen King. Quindi voglio dire, basti menzionare solo It e Stand By Me, già voglio dire, siamo coi coming of age che li abbiamo lì belli e fatti. Se voi siete d'accordo con me, io ascolterei una canzone, dopodiché ritorniamo, e Chiara ha una sorpresa per noi, perché ci ha portato dalla conferenza stampa da questo incontro di pre-lancio del Festival di Roma. Credo ci sia un intervento o un estratto del direttore Antonio Monda, vero Chiara? C'è proprio un estratto del direttore Monda che ci parla proprio di queste cosine che stiamo un po' anticipando adesso, più qualche altra novità sulla festa di Roma. Quindi Antonio Monda dopo questa canzone. The Soup of the Day, stiamo parlando della prossima festa di Roma. Vi dicevo poco fa che c'è un estratto del direttore Antonio Monda che ci introduce la nostra Chiara Nicoletti. Venerdì 17 luglio c'è stata una piccola conferenza stampa su Zoom con alcuni giornalisti, in cui Antonio Monda, il direttore artistico della 15ª Festa del Cinema di Roma, ha dato qualche anticipazione sulla prossima edizione, e ora ascoltate appunto questo estratto dove si elenca film, masterclass e restauri. La prima grande novità è proprio una novità, ed è una cosa a cui tengo molto, di cui sono orgoglioso, che credo sia un segno del lavoro di questi ultimi 5 anni. Abbiamo stretto un'alleanza, chiamiamola così, con il Festival di Cannes, e Thierry Frémaux verrà a presentare personalmente alcuni dei film della sua selezione. Ci ha consentito di scegliere dai suoi film, ovviamente non prenderò tutto perché non potrei fare questo lavoro, farò una selezione della sua selezione, ma ci saranno dei film di Cannes. Chi conosce i miei gusti può immaginare quali sono quelli che preferisco, ci stiamo lavorando. Ma quindi c'è un'alleanza tra Roma e Cannes, suggellata dal fatto che Thierry verrà personalmente a presentarli durante la festa. Una cosa completamente inedita, che credo che segni anche uno spirito di collaborazione dei festival maggiori. Il fatto che il più importante dei festival scelga noi è un motivo ovviamente di orgoglio e di onore. Ora però vengo anche un po' ai contenuti, perché questo è solo il contenitore di alcuni contenuti. La prima notizia, che credo farà gola a molti anche al di fuori del mondo dello spettacolo, al mondo del cinema, presenteremo in prima mondiale ovviamente Mi chiamo Francesco Totti, il film su Totti di Alex Infascelli, prodotto da Lorenzo Mieli, distribuito da Nicola Maccanico con la Vision. Verrà Totti a presentare, farà uno degli incontri in cui parlerà non solo di calcio, come è inevitabile, non solo di grandi campioni, ma parlerà anche di cinema, del suo rapporto con le immagini. Il personaggio lo conoscete, è molto intelligente, immagino che sarà un grande evento, tant'è vero che stiamo pensando perfino di allargare, ancora non abbiamo cose ben definite, ma insomma perfino fuori dall'auditorium e non solo all'auditorium, dove avverrà l'incontro stesso. Credo di aver dimenticato una cosa che sto andando a vedere, c'è un film a sorpresa di cui voglio parlare, della cosa conclusiva. Abbiamo chiuso poche ore fa
un film a cui tenevamo moltissimo, che è Stardust, il film su David Bowie. È un film attesissimo, molto riuscito, bello, molto entertaining. Il regista è Gabriel Range, l'attore è Johnny Flynn, lo avete visto in moltissime serie televisive. Quindi i primi due film che mi annuncio sono Totti, che è un film documentario, e Stardust su David Bowie. In qualche modo sono due icone pop, o due icone, una dello spettacolo e una del cinema. E hanno un approccio completamente diverso. Voglio spendere ancora un'ultima parola su Totti, un film raccontato in prima persona da lui, con la sua voce narrante, che dice: qui avevo 13 anni e giocavo già benissimo, guardate il dribbling, eccetera, eccetera. E credo sia l'idea migliore, o una delle migliori idee che ha avuto Alex in Fascelli, che l'ha diretto molto bene. Prima di darvi altre notizie, vi dico che sono confermate tutte le sezioni, chiamiamole così, o le fasce, io richiamo definirle così, tipiche. Quindi la selezione ufficiale, la retrospettiva, che quest'anno sarà Satyajit Ray, grande maestro indiano, il curatore è come di consueto Mario Sesti, i riflessi, i restauri, e ovviamente gli omaggi e ovviamente gli incontri. Gli incontri ci saranno, ho deciso in questa occasione ancora di non dare altre anticipazioni, salvo quella che vi ho detta, cioè di Francesco Totti, per due motivi. Primo, nonostante ci siano già alcuni nomi che hanno già accettato, buona parte degli inviti americani sono in sospeso perché c'è una situazione che è al di sopra del potere di ognuno di noi. Quindi conto, e sono molto ottimista sul fatto che ci saranno anche grandi personalità come ogni anno del cinema mondiale, salvo una ripresa del Covid, salvo tragedie che speriamo non avvengano. Ma ci saranno gli incontri, non solo internazionali, certamente non solo americani, italiani ed europei. È una delle fasce più importanti, se me lo consentite, forse quella che ho, come dire, coltivato di più, che ha un po' segnato maggiormente la mia direzione. Ci saranno, come ogni anno, come l'anno scorso, le due fasce nuove, cioè quella dei cosiddetti duelli. Una di quelli che ha avuto maggior successo è stato Truffaut Godard o Keaton Chaplin, e quest'anno sarà ribadita. E ci sarà anche la sezione, se preferite, la fascia sugli adattamenti. Stiamo cercando di invitare molti scrittori, perché si parla di parole e di immagine. Ve ne dico solo due, solo per dirvi il tipo di personalità che qui vogliamo invitare. Un premio strega come Nicola Lagioia mi ha comunicato che vuole parlare di Truman Capote. Non sappiamo se parlerà di Capote il film o di A Sangue Freddo, ci sta pensando, ma farà una, chiamiamola, masterclass su Capote lo scrittore e Capote nel cinema, sia come personaggio sia come autore. Michela Murgia invece vuole fare una masterclass tutta su Stephen King, perché ritiene che Stephen King, e io sono con lei, è anche un grande scrittore, non un grande inventore di plot, un grande inventore di personaggi. Poi ci saranno due restauri importantissimi, perché credo che siano due capolavori del cinema italiano. Siamo onoratissimi e felici e, scusate il gioco di parole, e grati a Felice, lauda Dio, per il fatto che ci consente di presentare il restauro di Padre Padrone di Paolo e Vittorio Taviani, Palma d'Oro a Cannes, come sapete tutti, e poi uno dei film che io preferisco di Pietro Germi, ovvero Il nome della legge. Grazie ad Antonio Monda, che ha presentato così in anteprima alcuni dei componenti della prossima festa di Roma. Insomma, quella che la cosa che a me viene da commentare, non so cosa ne pensano le mie colleghe, è che comunque alcuni dei film che avranno e che hanno il label del Festival di Cannes saranno appunto a Roma quest'anno. Che ne pensiamo? Presentati da Thierry Frémaux, attenzione, c'è pure questa, sì, come ha detto Monda. Quindi anche questo è abbastanza importante. Quindi chi non fosse d'accordo con le scelte di Thierry Frémaux sa dove incontrarlo. Per i nostri ascoltatori che non hanno capito il paper. No, a parte gli scherzi, Amonda ha tenuto a precisare con noi poi che ovviamente non si sceglie secondo il suo gusto, secondo il suo gusto e quello dei selezionatori, quindi non tutti senza controllarli, tra virgolette. La cosa che mi ha fatto sorridere, questo non lo potete sapere perché non era nell'estratto, è che lui ha detto di non aver visto il film del suo amico Wes Anderson, contando che Antonio Monda conosce molto bene Wes Anderson, sono amici, che ha visto solo 12 minuti e che appunto si riserva di vederlo prima di accettarlo in selezione. Perfetto, ecco, per cui se non gli piace non lo prende, insomma. Io
non ci credo, nel senso, non ci credo. Nel senso, io lo prenderei comunque, non so voi. Anche insomma, io mi sembra insomma che questa cosa sia una gran furbata, cioè, per il Festival di Roma, sì. È ovvio che hanno fatto benissimo, no? Assolutamente. Almeno dal mio punto di vista. No, se... l'ha detto. Vogliamo aggiungere altro o ci ascoltiamo una canzone? Ascoltiamoci una canzone. Nell'ultimo intervento di Mauro Gervasini, a proposito del numero della settimana scorsa di Film TV, la nostra Prudenzi ci parlava appunto con Mauro di un film che è uscito in questi giorni, che si chiama Gli Infedeli, con Valerio Mastandrea, Riccardo Scamarcio e qual è il tema? Massimiliano Gallo. E Massimiliano Gallo, amico della Nicoletti peraltro, vero? Sì, passate. È passato l'altro anno, me lo ricordo anch'io, nella nostra postazione veneziana. Ma scusa, non è quello, Massimiliano Gallo, non è quello che è stato definito il Brad Pitt di noi altri un po'? No, non no. Ci posso credere, dai. Noi, perché era, è stato lì, è stato da noi a prendere la nostra postazione a Venezia nello stesso giorno in cui passò Brad Pitt, quindi si sprecavano battute e gli dicemmo che lui aveva tanto valore quanto Brad Pitt. Allora, Gli Infedeli è un film diretto da Stefano Mordini che però si ispira ad una pellicola francese, vero? Sì, è un film del 1000, però oddio, le attitudini dei maschi forse erano già nel 1000, erano queste. È vero. È corretto, no? Sì, film del 2012 con Jean Dujardin e Gilles Lelouch, che sono due tra gli attori di cassetta più famosi in Francia. Il film era Les Infidèles, quindi il titolo ripreso pari pari, però Mordini lavora sul testo, lavora sulla sceneggiatura, quindi cambiando completamente, anche perché gli infedeli francesi sono diversi dagli infedeli italiani, o perlomeno così si vorrebbe far credere, ma comunque una riscrittura era doverosa. Il film francese era veramente un insieme di gag abbastanza sceme. Questo di Mordini tenta una carta diversa, cioè tenta di raccontare la faccia anche un pochino più triste del maschio italiano, quindi da questo punto di vista è veramente lontano dal modello francese, però insomma personalmente ho trovato l'operazione interessante per quello che riguarda l'idea di recuperare il cinema episodi, di cui abbiamo parlato anche quando abbiamo consigliato uno dei nostri film, che era I complessi da vedere la sera. I protagonisti sono soprattutto Valerio Mastandrea e Riccardo Scamarcio, perché Massimiliano Gallo apre e chiude il film in un prologo e un epilogo. In mezzo ci sono storie di varia infedeltà, entrambi infedeli, chi più triste, chi meno triste, chi viene punito alla fine del tradimento, chi invece la sfanga ritornando a vivere la solita vita un po' squallida. Insomma, come ritratto del maschio italiano, insomma, c'è solo da mettersi le mani nei capelli, speriamo non siano tutti così. Nel frattempo abbiamo saputo che Scamarcio sta per diventare papà, che dire altro? Basta, no? Anche una nota positiva, una nota rosa. Infatti, tra l'altro Scamarcio aveva già lavorato con Mordini, perché in Pericle il Nero, mi ricordo. Stefano Mordini, che io conosco personalmente, che saluto se per caso ci ascoltasse, ci siamo conosciuti a un festival in Asia alcuni anni fa, quando lui era, credo fosse il 2012, non ricordo esattamente, adesso qua sembra che me la tiro in una maniera veramente antipatica, ma davvero... Non mi ricordo se era Tokyo o se era Busan, uno di quei due festival lì, che peraltro sono molto vicini l'uno con l'altro, e essendo andato da uno all'altro non ricordo se ho conosciuto Mordini a Busan o a Tokyo, credo fosse. Ma sei di solito a tirarsela alla Nicoletti per una volta. Una volta tanto. Esatto, sai, la tiro anch'io. Ti accetto così, mi piace anche. Invece la Prudenzi non se la tira tanto, no? Perché perché la classe, chi è di classe non ha bisogno. Ma poi lei ci va a cena e basta, mica, capito, per parlarne qui. Appunto, basta. Le scarpe, tutto, i riflettori ce li ha,
puntate addosso, non ha bisogno di ricordarlo. Infatti. Il Nightcrawling. Ci ascoltiamo una canzone, ma che è meglio. Anche d'estate si guarda la televisione, di solito tra l'altro d'estate vengono riscoperti un sacco di film che quando la produzione degli show rallenta, per cui c'è la possibilità di vedere grandi film. Come sempre per parlare di film arriva la nostra Angela Prudenzi, che è ritornata, come l'abbiamo già detto prima. Tornata e prontissima. Pronta? Sì, sono ritornata a casa. Sì, contenta? Sì, l'abbiamo già detto. Certo, prima. Beh, insomma, dopo un mese e mezzo, adesso lo ripeto, mi ripeto, ma che vuoi fare? È così. Allora, che cosa guardiamo questa sera, Angela? Allora, siccome tu hai detto che è l'occasione giusta, l'estate, è il momento giusto per riscoprire dei classici, e io con un classico comincio alle 16.45. Molti sono già in vacanza, per cui si può tranquillamente vedere Rete 4, Complotto di famiglia di Alfred Hitchcock, l'ultimo film del nostro Hitch. Diverso per qualche verso rispetto ai suoi classici, si racconta di due coppie che divise da classe sociale ma anche da attitudini, come dire, morali. Le storie si intrecciano, naturalmente il meccanismo è quello giallo come sempre. Grandi attori: Barbara Harris, Bruce Dern, grandissimo Bruce Dern, Karen Black, che è stata un'icona degli anni 70, William Devane, insomma un film per appassionati, che segue tanti capolavori fatti da Hitchcock anche nell'ultima stagione, tipo Frenzy. Insomma, io credo che debba essere visto, insomma, perché non c'è un film di Hitchcock che possa essere sottovalutato. Tra l'altro siamo del Festival Insider e ricordiamo che questo film è passato al Festival di Cannes nel 1976. Però è presto, cioè non è stasera, ma è questo pomeriggio, vedo, alle 16.45. Ormai sì. ci fai cominciare presto, l'altra settimana addirittura. Alle 11:30 del mattino, cioè, ci fai, ma ne valeva la pena, ci dai. Sistemi davanti alla televisione, così come si fa con i bambini. Esatto. Vabbè, invece l'altro film di oggi? Per finire la giornata invece vi distendo, nel senso che proprio vi stendo, con un super horror. Il film è La Cosa, versione George Carpenter del 1982, ore 23:15 Iris. Per chi non l'avesse mai visto, un gruppo di scienziati sta facendo delle ricerche in Antartide e a un certo punto si imbattono in qualcosa che in realtà è un cane, e lo mettono in un canile. Non si fa così, perché lì intorno ci sono anche altri resti, forse cadaveri. Qualcosa si trasforma, passa dal cane al semiumano, all'orrorifico. Per gli scienziati della base non sarà una vita semplice. Il film è un remake del super classico del 1951, uno dei film che più mi ha terrorizzato da ragazzina, veramente una paura terribile, me lo ricordo ancora adesso. La Cosa, che in realtà era un essere che veniva dallo spazio nel 1951, camminava come un automa, si muoveva all'interno di questa base spaziale, terrorizzando veramente tutti. Anche questo non è meno paura. Questo è più horror. Questo è più horror. Più horror, più splatter. L'altro, sai, gli anni 50 non eravamo ancora abituati a pensare a qualcosa che viene dall'altro mondo e che possa invadere le nostre vite e anche minacciarle pesantemente. Ecco, sono i primi film che segnano un passo diverso nell'horror. Vedo che il protagonista è Kurt Russell. Il magnifico Kurt. E le colonne sonore, tanto perché ne abbiamo parlato parecchio nei giorni scorsi, anche in questo caso è scritta da Ennio Morricone. Grazie Angela, noi continuiamo con la musica nel nostro appuntamento di questo lunedì mattina. E siamo arrivati alla fine anche di questo appuntamento con The Soup of the Day di questo lunedì. Angela, abbiamo perso la Nicoletti di nuovo, che arriva, viene, va e viene, non lo so come mai. Ma è la connessione, è la Calabria. È il sud, ma insomma, ci stanno promettendo grandi cambiamenti, perché
insomma, i nuovi interventi economici sono molto puntati anche su una modernizzazione di tutto quello che è banda larga, banda piccola, banda lunga, insomma tutto, tutto quello che riguarda il mondo della connessione, e chissà. Speriamo, perché direi che c'è molto da fare ancora. Comunque, grazie anche per le tue segnalazioni. Stasera abbiamo Complotto di famiglia oppure La cosa di Carpenter. Io credo che mi guarderò Hitchcock. Paura mi fa ansia, quell'altro. Noi comunque ritorniamo domani a partire dalle 10 per il nostro appuntamento quotidiano del mattino, che si ripete poi nel corso della giornata più volte, ed è anche disponibile, come sapete, on demand in podcast su tantissime piattaforme come Spotify, Spreaker, TuneIn, Castbox, Deezer, insomma sono tantissime che non mi ricordo neanche io i loro nomi. Come ho già detto più volte, c'è qualcuno, non tanti, ma tipo 3-4 che ci ascoltano anche dall'India. Come sarà possibile? Non lo so. No, soprattutto cosa capiranno dei consigli della Prudenzi? Beh, non lo so, però capiranno, ad esempio, Satyajit Ray. Ecco, Satyajit Ray è il massimo cantore cinematografico dell'India, e a lui, visto che abbiamo parlato della festa di Roma, a lui è dedicata la retrospettiva curata da Mario Sesti, per cui Satyajit Ray, lo ripeto. Sarà lui che ci ascolta forse, chi lo sa? Beh, non credo, no. Sempre dall'aldilà. Ogni tanto faccio veramente delle gaffe, ma lo faccio per farvi divertire, lo sapevo benissimo. Va bene, noi ci ritroviamo domani, grazie, ciao. Fred Film Radio, I'm Matt McCucci from the 64th Berlin International Film Festival. Io sono Valentina Pompili al Tokyo International Film Festival. Soy Antonio Becker e io sto qui con International Film Festival in Berlin. Mein Name ist Beatrice Behn. Herren Begumfi, Fred Film Radio. Fred, the festival experience in 23 languages. Fred Film Radio. 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.